bello avere, lei l'ha già detto prima, un parterre così elevato, così di livello, che dimostra l'affetto, il riconoscimento al nostro 118. Grazie per l'invito e grazie per avermi permesso di indossare il giubbotto del 118, che davvero indosso con grande orgoglio. Il nostro 118, nei 2 anni di pandemia, lei l'ha ricordato, ha dato delle prove straordinarie. È una squadra che ha saputo ottimizzare le risorse scarse, perché noi abbiamo difficoltà nel reclutamento di medici e infermieri per il famigerato imbuto formativo, che rende più difficile il loro lavoro, però ce l'hanno messo tutta, ce l'hanno messo il cuore, e guardate, i numeri lo dicono chiaro: quest'anno 440.000 interventi di vario tipo, ma negli anni prima, anche nel 19, nel 20, quando è iniziata la pandemia, i numeri erano più o meno simili. Allora questa squadra di medici, infermieri, tecnici, amministrativi, di grande cuore, ma soprattutto supportata da oltre 29.000 volontari, che anche durante la prima ondata, quando non c'erano i vaccini, quando prende un'ambulanza e andare a soccorrere qualcuno senza mascherina, perché mancavano anche i DPI, significava mettere a rischio la propria vita, 423.000 interventi quell'anno lì. Non si sono mai tirati indietro, hanno dato una prova di generosità, di cuore, di senso civico, di altruismo, per cui davvero io credo che un ringraziamento infinito a tutti coloro che hanno collaborato a soccorrere i nostri malati debba, e un applauso, permettetemi di fare un applauso ai volontari e ai nostri centri di servizio.